Inizio mettendo un burro cacao per avere le labbra belle lisce e idratate. Lo lascio agire per 5 minuti, dopodiché tampono l'eccesso con una velina. Con una matita traccio il mio contorno labbra. Ho deciso di utilizzare una matita dal tono un po' diverso dal rossetto per creare un piccolo contrasto. Applico il rossetto mettendo un po' di prodotto sulle mie labbra. Poi, successivamente, con un pennellino a lingua di gatto, vado ad uniformare e stendere il tutto. Per evitare che il rossetto si depositi sui denti, stringo tra le labbra un po' di carta. Applico poi una velina sottile sulle mie labbra e passo sopra un velo di cipria per fissare meglio il rossetto. Correttore, applico e sfumo sotto e sopra il mio contorno labbra, creando l'illusione ottica di labbra più sporgenti. Passo un velo di gloss trasparente solo al centro delle mie labbra per farle risultare più carnose, sexy e luminose. Il rossetto rosso è un must have senza tempo. Rende le nostre labbra sensuali e intriganti. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio. Ciao!